Signor Furfaro, lei è stato definito il primo pentito della mafia calabrese. Le pesa questa etichetta? Certo che mi pesa. Perché non lo sono un pentito della mafia calabrese. Che non ero nemmeno un mafioso assieme a Promalle. Io ero un padrone di famiglia, tutta la famiglia lavorava, eravamo gente onesti. E siamo gente onesti, lavoratori. Non abbiamo mai avuto a che fare nel traffico di Promalle. Promalle è un delinquente, Promalle fa dell'estorsione, Promalle fa fare degli omicidi, fa fare dei furti, ma io non ho mai partecipato con lui. Io sono stato solo il suo buono fattore, insomma, che l'ho portato nella zona, che lui mi ha chiesto il favore di portarlo lì, che non voleva stare a Focolì, perché lui era latitante a Focolì, e mi disse: volevo venire nella comune di Rosarno vicino con te, in modo che sto solo, che sto più in pace. E io diventai il suo buono fattore, insomma, lo portai lì, lo facevo dormire nei dintorni, ci facevo da mangiare, insomma, tutte queste belle cose. Lui, mentre era con me in casa, si può dire in casa nostra, ha fatto uccidere mio fratello prima mio fratello, perché mio fratello era debitore di un gangemi Antonio, che era lui, era assieme a Promalle, un malfattore assieme di Promalle. Insomma, il gangemi si è rivolso a Promalle, ci ha detto che voleva far uccidere a Furfor Vincenzo, perché doveva dare 200 milioni e non le voleva dare. E così hanno ucciso a mio fratello prima, cosa che noi ancora non sapevamo chi è stato, che poi a suo tempo abbiamo saputo che è stato Promalle. Come l'abbiamo saputo? L'abbiamo saputo perché un Pepe che hanno ucciso pure ci ha detto qualcosa. E mia moglie un giorno l'ha detta a mia sorella, cioè alla mamma della Punturero, di mia nora, che fra l'altro era mia nora e era mia nipote questa. E allora che cosa fa mia sorella? Mia sorella e mia nora lo dicono a Don Peppino: guardate Don Peppino, che i miei nipoti, ci disse mia sorella, vuole uccidere perché ha saputo il fatto che avete ucciso a mio fratello, perché era fratello mio e fratello di mia sorella. Allora a questo punto Don Peppino mi manda a chiamare a me. Viene un giovane a casa, mi chiama e mi dice: guardate che vuole il zio Peppino. Vado lì e trovo Don Peppino con un certo Nino Pesci, che era un altro latitante assieme a lui. E mi dice: Arcangelo, che cosa ti ho fatto? Io gli disse: niente, non mi ha fatto niente. Disse: ma ci sei solo, che io ero guardiano nella zona. E lui mi disse: nesciti in de tu, io parlo calabrese, vattene via tu e entrano i tuoi figli, insomma, con questi giovanotti. Se solo che mi hai cacciato di guardiano, mi hai mandato via di guardiano e basta. E se ne sono andati. Dopo di questa parola lui mi ha ucciso i figli. Perché mia sorella andava contro di noi in modo che si sbarazzasse, insomma, sia mia sorella che mia nora, in modo che si sbarazzassero dei figli, in modo che potevano fare quello che volevano con il reitano, insomma. Ecco, perché le hanno ucciso i figli? Per paura, perché mia nora andava a letto, era l'amante di Reitano, aveva diventato l'amante di prima del Don Peppino, ma poi Don Peppino, siccome era in possesso di tante donne, come vi ho detto poco prima, ovunque andava a fare il latitante, lui si impossessava della donna, ci piaceva una donna, se la prendeva. Difatti noi abbiamo un certo, come si chiama, mi ricordo, una lettera, non mi ricordo, che ci ha preso la moglie e l'ho mandato via. A quell'epoca aveva questa moglie anche come amante. Allora la cede a mia nora, la cede a Reitano, e diventò l'amante di Reitano. E Reitano, per sbarazzarsi dei miei figli, che aveva paura, ci hanno detto a Don Peppino, sia Reitano che mia nora e mia sorella, che i miei figli volevano uccidere Don Peppino per vendicare lo zio. E così Don Peppino ha preparato l'agguato ai figli e me l'ha ucciso. Può raccontarmi la storia dei suoi figli? Ma dei miei figli che cosa vi posso raccontare? Solo che erano lavoratori, che lavoravano e basta. Come li hanno ammazzati? Mentre partivano col camion carico di birra, sono uscito davanti, li hanno fermati gli amici e li hanno uccisi nel camion. Lei sa chi li ha uccisi? Certo, l'ho detto al giudice, l'ho detto ai carabinieri. Può dirlo anche a noi? Ma guarda, mi limito a dirlo nuovamente, perché il giudice l'ha scritto già, sono scritto nel processo, sono scritto dappertutto. Quindi mi pare che basta, perché lo devo dire ancora. Mi scusi, Furfaro, in Calabria di solito spara il marito tradito, non spara mai l'amante. Non sapeva niente, guarda, mio figlio. Cioè, sapeva, immaginavano qualcosa, ma la volevano. Il figlio, quello morto, il buonanima di Vincenzo, sapevano qualcosa, ma le volevano pescare sul fatto, insomma, ecco.
Ma lei non si è fatto pescare perché si è accorse che il figlio Vincenzo andava nascondendosi a pescarla, l'ha detto a Reghitano. Il Reghitano, come vi disse, ha provveduto a farlo uccidere. Dopo quanto tempo lei si è reso conto che l'assassino era Piero Malli? Dopo quanto tempo? Era nel lutto quando il Molè, come ho detto, mi ha detto andate via, che uccidono tutti. Ero nel lutto, era durante il lutto, mi pare i primi 8 giorni del lutto. I primi 7 giorni del lutto. Come? E io non ho potuto permettere, non ho potuto fare niente perché? Perché avevo paura che erano lì, ci uccidevano a tutti. Ho dovuto stare zitto e prepararmi di vendere la proprietà e di scappare con la famiglia. Difatti ho mandato prima a Girolamo, ho fatto scappare prima a Girolamo perché mi sono accorto che cingiavano tutti i giorni la casa per poter pescare a Girolamo e uscire. Allora abbiamo fatto Girolamo al posto di nero e vestirsi di colore e prendere una macchina e andare a Santa Femi a prendere il treno, niente meno a Santa Femi alla mezza e non a Gioia Tauro. Ed è scappato il primo e poi abbiamo venduto, cioè svenduto e siamo venuti qui. Come mai lei era così amico dei Piero Malli? Ma guarda, siamo stati sempre amici, io me la ricordo quando niente meno erano i giovanottazzi come me, insomma, io mi ricordo a suo padre che era un vecchietto, povero, che aveva un cappotto addosso tutto rappezzato, che non avevano niente, abitavano in una casetta tutta diroccata, insomma, non avevano niente, la fame, erano i più morti di fame della zona, e quindi me la ricordo. I suoi nemici dicono che è stato un mafioso anche lei. Ma guardi, i miei nemici dicono quello che vogliono, ma anche se sono un mafioso, o sono stato un mafioso, ma sono stato onesto, non ho fatto mai del male. Chi l'ha convinta a tradire i suoi ex compagni e perché lo ha fatto? Cioè questo io? Sì. Chi mi ha convinto? Ma io devo vendicare i figli di qualche modo, non le vendo col fucile perché non sono un sanguinario come Promalle, ma con la legge le voglio vendicare. Poi ho fiducia a Murgia, ho fiducia al giudice che spero e senz'altro penso che pagheranno. Ha dei rimorsi? Dei rimorsi non di quello che sto facendo contro di loro, dei rimorsi che ho perso i figli, sì. Secondo lei chi è oggi il più potente capo della mafia calabrese? È Peppino Promalli. È lui il boss indiscusso della Calabria, è lui. Grazie.